Pelle Procopio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vorrei leggere una lettera che è datata il 15 aprile 1994 e viene dal Ruanda. Al nostro caro leader, il pastore Eliza Fan, come sta? Le auguriamo di mantenersi forte in questi difficili momenti. Desideriamo informarla che abbiamo saputo che domani verremo uccisi con le nostre famiglie. Le chiediamo quindi di intervenire in nostra difesa e di parlare con il sindaco. Crediamo che con l'aiuto di Dio, che le ha affidato la guida di questa congregazione ora in procinto di essere annientata, il suo intervento sarà estremamente gradito, come lo fu quello di Esther per la salvezza degli ebrei. I nostri ossequi. La lettera era firmata da 7 pastori Tutsi. Il 16 aprile, il giorno successivo, le milizie Tutsi, guidate proprio dal pastore Eliza Fan, attaccarono l'ospedale di Mugonero, dove circa 2.000 Tutsi erano raccolti sotto la protezione dei 7 firmatari della lettera. Vennero tutti uccisi. Verso sera le milizie Hutu utilizzarono dei gas lacrimogeni per far uscire quelli che erano ancora vivi, i quali uscirono urlando e vennero finiti. Pochi giorni prima, il 6 aprile di 20 anni fa, nel cielo di Kigali, la capitale ruandese, esplodeva il jet del presidente Habyarimana, dando il via alla furia genocidaria. Quello che seguì fu proprio la decimazione della popolazione ruandese. In soli 100 giorni furono uccisi a colpi di macete 800.000 Tutsi e Hutu moderati, c'è chi dice 1 milione addirittura di persone, in uno sforzo orrendo che coinvolse gran parte della popolazione. Per questo, a distanza di 20 anni, è giusto ricordare tutte le vittime di questo spaventoso genocidio, delle quali non sapremo mai il numero giusto né tutti i loro nomi. E vogliamo anche riflettere sulle pesanti responsabilità internazionali di chi non seppe o non volle intervenire. Perché, se come disse Bill Clinton chiedendo scusa, non dovremo mai più tirarci indietro di fronte all'evidenza, è importante ricordare quale fu l'evidenza che non abbiamo avuto il coraggio 20 anni fa di riconoscere. La ringrazio, è scritta a parlare.